Buonasera, questa sera sono veramente in ritardo sulla pubblicazione del commento al Vangelo di domenica prossima, ma sono stati giorni in parrocchia un po' particolari e questo commento è passato un po' in secondo piano. Poi c'è anche un pezzo di pigrizia, va detto, mio personale da vedere. Comunque, domenica prossima è la tredicesima domenica durante l'anno. E il Vangelo che ci viene proposto per la nostra riflessione è preso dal Vangelo di Marco, al capitolo 5, dal versetto 21 al versetto 43. È il racconto di due miracoli, uno incastrato dentro l'altro: il miracolo della resurrezione, della rianimazione della figlia di Gairo, o di Gairo, e il miracolo della guarigione della donna che soffriva di perdite di sangue. Ora, leggiamolo insieme perché è un Vangelo interessante che ha varie interpretazioni, per la verità. Io vi dirò quello che a me è servito per la mia riflessione e per quello che secondo me può servire anche alle nostre comunità. Cominciamo a leggerlo insieme. Passato Gesù di nuovo all'altra riva, una grande folla si radunò intorno a lui che se ne stava sulla spiaggia del mare. Ora giunse uno dei capi della sinagoga di nome Gairo, che appena lo ebbe visto gli si gettò ai piedi, lo pregava con insistenza: «La mia figlioletta è agli estremi, è giunta infine. Vieni e imponile le mani affinché sia salva e viva». Gesù andò con lei e una grande folla lo seguiva e gli si stringeva attorno. Ora una donna che da 12 anni era affetta da un flusso di sangue e aveva sofferto molto sotto molti medici, spendendo tutto il suo patrimonio senza averne alcun giovamento, anzi piuttosto peggiorando, avendo inteso parlare Gesù, si ficcò in mezzo alla folla e da dietro gli toccò la veste. Infatti si era detta: se riuscirò a toccargli anche solo le vesti, sarò salvata. Immediatamente la sorgente del suo sangue si seccò ed ella sentì nel suo corpo che era stata guarita dal suo tormento, dal suo flagello. Anche Gesù, avendo avvertito subito in sé medesimo che una forza era uscita da lui, rivoltosi verso la folla, domandò: «Chi mi ha toccato le vesti?» Gli risposero i suoi discepoli: «Vede bene la folla che ti si stringe attorno e domandi chi mi ha toccato?» Ma egli si guardava attorno per vedere la donna che aveva fatto ciò. Allora la donna, timorosa e tremante, ben sapendo ciò che le era accaduto, si avvicinò, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Quindi egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii sanata dal tuo male». Gesù stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga giunsero alcuni che dissero a quest'ultimo: «Tua figlia è morta, perché importuni ancora il maestro?» Ma Gesù, avendo inteso per caso il discorso che facevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, ma solamente abbi fede». E non permise che alcuno lo seguisse, all'infuori di Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunti alla casa del capo della sinagoga, egli avvertì il fracasso di quelli che piangevano e si lamentavano fortemente. Perciò, entrato, disse loro: «Perché fate chiasso e piangete? La fanciulla non è morta, ma dorme». Quelli incominciarono a deriderlo, ma egli, messili fuori tutti, prese con sé il padre della fanciulla con la madre e i discepoli ed entrò dove si trovava la fanciulla. Quindi, prese la mano della fanciulla, le disse: «Talita cum», che tradotto significa: «Fanciulla, io ti dico, sorgi». Subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore, ma Gesù comandò loro insistentemente che nessuno lo venisse a sapere e ordinò che le si desse da mangiare. Allora, dicevo prima, due miracoli, uno incastrato dentro l'altro: il miracolo della resurrezione della figlia di Gairo e il miracolo dell'emorroissa, della donna che soffriva di perdite di sangue.
È una struttura tipica di Marco, qualche commentatore la definisce una struttura sandwich. L'inizio con l'incontro con Gairo, che lo prega per la sua figlioletta, poi in mezzo l'episodio della donna con le perdite di sangue e da ultimo la casa di Gairo con la risurrezione di sua figlia che era data per morta. Ora, questi due miracoli se hanno parecchie cose in comune. Gairo supplica Gesù, gli si butta ai piedi, perché ha paura di perdere quello che ha. Ha paura di perdere sua figlia, questa figlioletta, questa bambina. La donna che tocca le vesti di Gesù ha già perso tutto, non ha più niente. Non ha più una casa, non ha più niente. In più è impura. Non ha una vita sociale, non ha un posto in mezzo al popolo, non può andare alla sinagoga, non può sposarsi, non può parlare con le persone, non può toccare un'altra persona perché appena renderla impura. E anche la bambina morta è impura. I cadaveri sono impuri e rendono impuro chi li tocca, bisogna poi purificarsi con tutta una serie di riti. E se si guarda anche più da vicino i due episodi, per esempio il numero 12 che ritorna, 12 anni di sofferenza della donna, 12 anni la bambina. Tutte e due non solo vengono guarite, ma vengono salvate. La tua fede ti ha salvato. E il papà dice a Gesù, vieni e imponile le mani perché sia salvata e guarisca. Quindi ci sono diverse cose che collegano questi due miracoli. Erano tutte e due giunte alla fine, senza più speranza, senza speranza di poter essere salvate nel loro ambiente normale, nel loro ambiente abituale, in mezzo alla loro gente. Hanno bisogno di un intervento diverso, un intervento esterno, di qualcos'altro. Gairo va a prendere Gesù, va a chiamarlo perché venga a casa sua. La donna dice, se anche solo tocco un lembo del suo mantello, se tocco un lembo delle sue vesti, sarò guarita. Hanno bisogno di un intervento speciale. E c'è, Gesù guarisce tutte e due, resuscita la figlia di Gairo e guarisce l'emorroissa. Ora, c'è una cosa, secondo me, che dovremmo guardare bene, ed è quello che fa Gesù. Soprattutto osservare cosa produce il miracolo. Perché prendiamo prima la donna che è affetta dal flusso di sangue, è detto prima impura, non può fare nulla, esclusa dalla vita sociale, esclusa dalla sinagoga, non può fare nulla, è un po' come una lebbrosa. Deve stare fuori, è lontana dalla vita. Non può avere figli, non può sposarsi. E Gesù, la cosa che mi ha davvero impressionato, non è tanto la guarigione, che tra l'altro si muove in un'area un po' magica, un po' così, toccare le vesti, queste cose così. Questo brano, per la verità, si muove tutto sul toccare e sull'essere toccati. Ma quello che succede a questa donna è che Gesù le restituisce la parola. Restituisce a questa donna la sua capacità di entrare in relazione. Le restituisce tutta la sua dignità. Parla con lei e la donna gli risponde. Chiede chi è stato e la donna viene avanti, piena di paura, d'accordo, ma gli racconta tutta la verità. Parla, può parlare. Gli ha restituito la parola Gesù. Gli ha restituito la sua vita, la sua dignità profonda. Adesso è una che può entrare in relazione con gli altri. Prima era un'esclusa. Poi si possono fare tutti i ragionamenti su questa cosa qui. Ma io ci ho pensato, quando io ho lavorato tanto tempo nella Caritas, e abbiamo aiutato tante persone,
Io mi chiedo se sono stato capace e se noi come comunità siamo capaci di restituire agli oppressi, agli esclusi, a quelli che Gesù, a quelli che il Papa chiama gli scartati, di restituire la parola, di restituire la possibilità di raccontarsi, non solo di dire il loro dolore, ma di dire la loro vita, la loro speranza, di avere una dignità, la dignità di poter raccontare la propria storia, la dignità di poter essere ascoltati da qualcuno, la dignità di potersi sentir dire vai in pace, la tua fede ti ha salvato. Ecco, io penso davvero che gli interventi, tutti e due gli interventi di Gesù sono liberanti, poi vedremo come è liberante l'intervento di Gesù per la figlia di Giairo, ma è liberante per la donna, è liberante, è una donna libera quando va via da Gesù, non è solo una donna guarita. Io penso che come comunità non possiamo non farci carico di questa cosa. E poi c'è la figlia di Giairo. La figlia di Giairo cambia, cresce nel racconto fino ad arrivare da guarita ad essere una fanciulla, cioè una ragazza grande, a 12 anni. Prima è una bambina, poi è una ragazza. Gesù, con il suo miracolo, dà a questa ragazza la possibilità di crescere, di diventare donna. E il suo papà, che è un uomo di potere, è un uomo che comanda, è un funzionario importante della sinagoga, è uno che parla, che va da Gesù e gli racconta tutte quante le cose, deve imparare a far silenzio, a tacere e ad ascoltare la parola. E questa bambina viene rianimata, viene fatta risuscitare dalla parola. E Gesù la prende per mano, la tocca. Noi che veniamo dalla pandemia ci siamo dimenticati cosa vuol dire toccare ed essere toccati. Perché è diventato pericoloso. Ma in questo caso, anche nel caso della donna dell'emoroissa, il toccare e l'essere toccati è il riconoscimento che ci sei, che sei una persona. E anche in questa bambina che viene non più detta bambina ma fanciulla, e che poi cammina da sola. Gesù la prende per mano e lei cammina da sola. Ecco, io penso che le nostre comunità dovrebbero prendere veramente esempio da questi racconti. Questo miracolo è alla nostra portata. Tutti e due. Il miracolo di liberare la dignità delle persone, di quelli che non ce l'hanno, o di quelli a cui è stata tolta, ai quali magari abbiamo contribuito anche noi a togliere dignità. È il diritto di crescere, di essere autonomi, non di essere solo figli, ma di essere un fanciullo, quindi uno che se ne va da solo. Uno che cammina con le sue gambe. Io penso che davvero se noi prendessimo esempio da questi due miracoli, dal modo con cui Gesù si accosta a queste persone, che sono tutte e due il segno della marginalità, dell'esclusione. Qualche autore, un po' più politicizzato, dice che sono il segno delle due esclusioni che ci sono nel popolo e che Gesù guarisce con la sua parola, ridando dignità. Una è l'esclusione di quelli che sono di fatto esclusi, lebbrosi, paralitici, muti, sordi, zoppi, l'emoroissa, l'adultera, le prostitute. E l'altra è questa bambina che deve crescere. E sono quelli che sono schiavi della legge, quelli che sono diventati dipendenti dalla legge, che hanno perso la loro autonomia, quelli che hanno bisogno continuamente dell'approvazione esterna, di essere
bambini. E Gesù gli dice, devi diventare autonomo, devi camminare da solo. Io ti do la mano e tu cammini da solo. Nella nostra comunità dovrebbe essere lo stesso. Liberarsi dalla dipendenza. Anche dalla schiavitù della legge, per la verità. Questi due miracoli sono fatti tutti e due trasgredendo la legge. Gesù dice che l'essere toccato da una donna impura è un atto di fede. È l'esatto contrario di quello che dice la legge. Non viene rimproverata questa donna perché l'ha toccato. Non gli viene detto mi hai reso impuro, sei... E così con il cadavere, la bambina morta, Gesù le prende la mano. Gesù fa un miracolo contravvenendo la legge, trasgredendo la legge. Questa cosa dovrebbe farci riflettere. Su cosa è importante? Dare una mano a questa bambina o obbedire a un precetto? Lasciarsi toccare dall'emorroissa o dichiarare la sua impurità ed esclusione? Dobbiamo scegliere, e nella nostra comunità dobbiamo scegliere come vogliamo impostare la nostra relazione con i nostri fratelli e chi sono i nostri fratelli e cosa vuol dire liberare, cosa vuol dire far scoprire alle persone degli orizzonti grandi di libertà, fuori dai loro condizionamenti, fuori dalle regole che li opprimono. E ogni tanto ho parlato del pensiero unico. Il pensiero unico è una grande schiavitù. È una grande schiavitù, secondo me. È veramente questa bambina che muore. Muore perché non c'è più niente. Ha perso tutto anche lei. Muore. Oppure sei escluso, come l'emorroissa, fuori. Sei impuro. Non corrispondi ai canoni del pensiero unico. Sei uno fuori. Oppure sei morto perché non hai più un pensiero. E Gesù ti dice, risorgi. Io credo in te. Io ti do la mano e tu devi camminare da solo, con la tua testa. E dice a questa donna, vai in pace. Vai, cammina. Perché sei libera. Nessuno ti può legare. Nessuno ti può dire che sei impura. E io non credo che tu sia impura. Ecco, io penso davvero che dovremmo rifletterci su. Nelle nostre comunità forse siamo tornati a essere un po' farisei, non nel senso della finzione o altre cose, no, nel senso del puro e dell'impuro, dell'esclusione, del giudizio. E dentro questa cosa, come questa bambina, siamo morti. Siamo morti. Abbiamo anche noi bisogno di uno che venga a dirci talità cum, alzati, alza la testa. Non basta adeguarsi per essere liberi. Per essere liberi devi essere tu. Subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare. Ha cominciato a camminare questa qui, che non è più una bambina, che guarda caso, per esempio, ha scoperto che aveva anche una mamma, non solo un papà. Dice che Gesù ha fatto entrare il papà e la mamma, non è proprietà del papà, c'è un papà e c'è una mamma. Ecco, io vorrei davvero che ci pensassimo su, parola per parola, queste cose qua, a come noi possiamo servire i nostri fratelli, come noi possiamo mettere a disposizione la vita. Per che cosa? Per questa liberazione. Per fare una comunità di uomini liberi, come li vuole Gesù, che camminano con le loro gambe, che non sono esclusi e che rifiutano di essere esclusi. E che vanno a toccargli le vesti, perché vogliono essere guariti e non accettano il bollo dell'esclusione. Dovremmo veramente educare così i nostri ragazzi. A non adeguarsi, a non conformarsi, ma a vivere da se stessi,
a credere nella parola di Gesù, perché la parola di Gesù è liberante, ti restituisce la vita. Da quella che il Vangelo chiama la vita eterna. La vita eterna, l'abbiamo detto tante volte, è la pienezza della vita. Questo dà la parola del Signore. Questo dovrebbe dare alla nostra comunità. Riflettiamoci domenica, quando leggeremo questi due miracoli. Noi siamo quelli che dovrebbero liberare i nostri fratelli in nome della parola di Gesù. Riflettiamoci.